Dopo aver ritrovato Imma, la mamma biologica, Paola Caruso rivela in un'intervista a Il Corriere della Sera di sapere pure chi è suo padre. La bionda 34enne, nota per i trascorsi televisivi al quiz Preserale Avanti un altro e le partecipazioni all'Isola dei Famosi e Pechino Express, spiega che l'annuncio avverrà anche stavolta nei talk show condotti da Barbara D'Urso. L'esclusiva a Carmelita, sente che sia un obbligo morale, dato quanto si è già spesa per lei. Paola Caruso, conosce il nome del padre naturale. Nonostante l'identità del padre biologico rimanga avvolta dal mistero, Paola Caruso chiarisce che lei lo conosce, ma preferisce tenerlo nascosto, almeno finché non riceverà il via libera dalla D'Urso, davanti al grande pubblico. Accontentiamoci, per ora, di due indizi. Ha militato nel Catanzaro tra il 1984 e il 1985, e non ha mai avuto altri figli. Quando arriverà il momento giusto la Caruso parlerà, nel frattempo si coccola il figlio Michelino, dato alla luce lo scorso 2 marzo, che deve crescere senza Francesco Caserta, il padre del bambino. Tuttavia, l'imprenditore ha spiegato su Instagram che il tempo sistemerà ogni cosa. Non può chiamare Imma mamma, perché? La modella ringrazia poi, nell'intervista, Barbara e Ivan Roncalli, autore e braccio destro della conduttrice, NDR, in quanto senza di loro non sarebbe mai riuscita a trovare Imma. Ora si ritrova con due mamme, un fratello e una sorella, situazione che Paola Caruso definisce sconvolgente. La vera madre continua comunque a chiamarla signora Imma perché considera mamma chi l'ha cresciuta e fatto numerosi sacrifici. Gli indizi per ora rilasciati e le piste principali. Nel frattempo i telespettatori tirano a indovinare sul nome del padre biologico, date le poche informazioni concesse. Si sa giusto che ha giocato per il Catanzaro nella stagione 1984-1985, coronata con la promozione in Serie B, prima di trasferirsi in un'altra società e far perdere ogni traccia. Su Twitter circolano varie ipotesi, che, lo sottolineiamo, restano tali, in una ricerca ridotta a 2 persone. Il primo è Giuseppe Lorenzo, ex attaccante trasferitosi alla Sampdoria nel 1985. Il secondo è invece quello di Giorgio Boscolo, centrocampista che lasciò la Calabria nell'estate 1984 per trasferirsi all'Asti. Avranno ragione gli utenti oppure assisteremo a qualche altro colpo di scena? Ormai è solo questione di tempo prima che la verità venga finalmente a galla. Non resta che tener d'occhio Canale 5 per scoprire chi è davvero il padre di Paola Caruso.